trasporto pubblico. Questa mattina, infatti, anche Claudio Cicatiello ha rassegnato le dimissioni. Lo scorso 26 aprile si era dimesso per motivi personali il professor Pizzo. Dunque, in queste ultime due settimane, due dei tre componenti il collegio hanno deciso di lasciare. In carica resta solo Mario Santocchio, intorno al quale tira evidentemente aria di ribaltone. Entro il 20 maggio dovrebbe essere convocata l'assemblea dei soci. All'ordine del giorno potrebbe esserci la sostituzione dei membri del collegio dimissionari, ma il comune di Salerno, principale socio del CSTP, spinge per la decadenza del collegio e per il rinnovo dello stesso, provando anzi ad individuare attraverso una soluzione condivisa un solo liquidatore. Dopo l'ammissione alla procedura concordataria, il CSTP vive una fase delicata. L'obiettivo è chiudere entro il 30 giugno prossimo il bilancio 2012 in attivo, dopo le rilevanti perdite registrate nelle precedenti due annualità. La situazione viene monitorata con attenzione dal commissario giudiziale, nominato dal Tribunale di Salerno, Tommaso Nigro. Ma le dimissioni di Pizzo prima ed oggi di Cicatiello possono aprire un nuovo scenario alla luce anche del nuovo quadro politico venuto fuori dalle ultime elezioni. Ascoltiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Luca Cascone. Era abbastanza, cioè, nell'aria, questa cosa si conosceva, quindi niente di particolare. Ovviamente adesso inizieremo una serie di consultazioni anche con gli altri soci per capire che soluzioni prendere. Quello che risulta a me, il collegio decade, il problema è, diciamo, che vanno individuati un altro liquidatore o un altro collegio di liquidazione. Voi siete per una posizione più sobria, mi sembra di capire. Ma noi lo eravamo già quando sono stati nominati la prima volta i tre, noi abbiamo sempre preferito una persona anche per un fatto di segnale di risparmio per un'azienda che è in liquidazione. Però ripeto, adesso qualunque decisione mi sembra corretto condividerla con gli altri soci, come abbiamo fatto almeno tutte le azioni successive alla nomina dei liquidatori, perché abbiamo sempre cercato di fare scelte orientate al risanamento dell'azienda e quindi cercheremo di condividere.